Noi non possiamo lamentarci di quello che avviene sulle pagine dei giornali, degli attacchi alla politica e dare risposte come quella di oggi. Hai davvero un gran talento. Lo fai sembrare così facile. Finale incandescente con l'opposizione che contesta. Paura a San Pietro, un ventenne ha scavalcato la transenna durante l'udienza del Papa e ha cercato. Perché non gli fai una foto? Mia che si intreccia poi con vicende politiche, ovviamente giudiziarie, tutto deve fare il suo Va corso, tutto si deve bene. sapere. Eccoci Però pronto. mi veniva in mente quasi Disgustoso, pieno di pieghe. un console romano, Menenio Agrippa, no? Quando doveva dirimere la controversia tra patrizi e plebei. Non l'ho mai Ci fatto! servono un bel po' Mi di vado la soldi, schizza nessuno. dappertutto! È sempre un'ottima idea mirare a qualcosa. Quella sigaretta, per esempio. O il deodorante. Se ne va da tutte le parti! Devi tenerlo ben stretto. Non troppo stretto, ma abbastanza da fargli capire Sarò che è il onesto, capobranco. Domenico. Sono un musicista in difficoltà, sin da quando suonavo la tuba nella banda del liceo. Mira! Lei suona la tuba! Questo aiuti! Ecco fatto. Fra gli studenti conto. Ricordati, superate le due sbrollate, viene chiamata sega. Finisce in bagarre la giornata più lunga del. Beh, come una persona che non è certo uno specchio d'onestà, i sospetti sono legittimi. Questa è la strada che la fonte ha percorso in macchina. Allora lei non avrebbe visto nessuno accendere un. Deve essere successo come ha detto la dottoressa Halifax. Probabilmente è stata solo una reazione post-traumatica allo stress. Ma così presto che di te considero queste cose sono vere. l'anima vera che duole di frasi stupide, di emorragie di parole. Ma è così presto che. Pensi che sia stato vero, non è vero? D'accordo, passare la vita a cercare il peggio nel prossimo, ma sappi che io lo trovo comunque di una tristezza infinita. Considero. Popolare che è l'essenza dello Stato democratico di accaparrarsi. La parte che non Hai avuto rischio Piccoli cambiamenti che però possono fare anche. È assurdo che tu debba alimentarti con quella specie di melassa. Sai, spero di arrivare a una bella vecchiaia come te. Sono foto dell'epoca della guerra civile. Allora, chi era il tuo ospite? Non tenermi ancora sulle spine. Noi siamo pronti anche a lavorare la notte, a lavorare la mattina all'alba, se si tratta di trovare gli spazi per arrivare alla soluzione dei problemi del genere. Non so proprio come ringraziarti. Qualche cambiamento di stazza, sotto. Il mio studio mi ha messo in guardia da questo Lo so tipo. che ti sembrerà pazzesco, d'accordo, ma tu seguimi lo stesso. Io andavo a caccia di energie spirituali esiliate con tuo zio. Come, scusa? Forze psicocinetiche, quelle che ritornano. Cioè, larve, hai capito di cosa sto parlando? E va bene, te la faccio più semplice. Fantasmi. Arthur, io andavo a caccia di spettri con tuo zio Ultimo Cyrus. episodio della sesta stagione. Specchi. Spettri! Fantasmi, maledizione! Parlo arabo! Nel senso, di anime inquiete, prigioniere sulla terra, Sì, ho fantasmi, capito, presente fantasmi, ho Halloween, capito. boo! O tipo Demi Moore in Ghost, hai capito adesso Fantasmi, fantasmi? certo che ho capito, Dio, che paura, ho capito, fantasmi. Non ridere di me, non ridere. Senti, ti spiegherò tutto appena saremo fuori. Corri a prendere i tuoi figli e portali via di qui.